Allora, c'è stato il sorteggio. C'è stato il sorteggio, oggi mi prendo un po' più comoda. Non ho fatto la reaction del sorteggio, ma perché vi dico la verità, proprio lo dico con grande chiarezza, ma ve l'avevo detto anche quando ho parlato dell'esclusione dell'Inter della Juve dalla Conference. Se ci fosse stata la Juventus, ci sarebbe stato sicuramente più hype. Punto 1, la Fiorentina non ha hype, quindi ne parlo volentieri quando trovo uno spazio. Ho intenzione di raccontarvi chi affronterà la Fiorentina in conference. Sì, ho intenzione di spesso parlare delle partite che la Fiorentina affronterà in conference. Sì, però non con l'entusiasmo che avrei avuto qualora, punto 1, l'avesse fatta un'altra squadra. Cioè, la Juve sarebbe andata top, però sarebbe andata bene anche l'Atalanta, per dire anche il Bologna, anche il Torino. E invece la Fiorentina l'abbiamo già vista l'anno scorso, tra l'altro è arrivata anche in finale, quindi tutto ciò che farà prima dell'eventuale finale saranno cose che non ci interesseranno molto. Punto 2 è la Conference League. E fin quando, ok, il primo anno è figo perché è tutto nuovo, si parla, i video vanno, eccetera. Fino a quando però la Conference League, anch'essa, non avrà un cambiamento, uno stravolgimento, un rafforzamento, un'iniezione maggiorata di squadre dei primi paesi europei, sarà sempre un cane che si morde la coda, mio avviso, mio modesto parere. Detto questo, però, la Fiorentina viene sorteggiata, tra l'altro, manco viene sorteggiata con una squadra, ma viene sorteggiata con un pacchetto e con due squadre. Quindi affronterà la vincente tra Rapid Vienna e Debrecen. Il Rapid Vienna è squadra austriaca, il Debrecen è squadra ungherese. Certo, è meglio che passi il Debrecen, che sulla carta dovrebbe essere meno forte anche per la storia recente, anche per le qualità che ha in campo. Adesso ne parleremo. Rapid Vienna è una squadra sicuramente un po' più interessante, che nell'ultimo periodo ha dimostrato di essere diventata avvezza all'Europa. Spesso ha giocato competizioni come la Conference, l'Europa League, eccetera. Il sorteggio non è andato benissimo, cioè, nel senso, comunque c'erano diverse squadre più semplici. Ora il Debrecen, la Fiorentina gliene può fare 5 andate e 5 a ritorno, e può vincere anche con il Rapid. Però comunque andare ad affrontare il Rapid Vienna non è una passeggiata di salute, come potrebbe essere magari affrontare un Debrecen o tante altre squadre che facevano parte del palinsesto vario per accedere ai gironi di Conference League. Soprattutto è stata evitata la Spagna, è stato evitato l'Osasuna, che era la settima forza spagnola, la squadra che è arrivata settima, la squadra che si è qualificata a giocare la Conference League. Tra l'altro, non so se avete seguito, dietro un alone clamoroso in cui mi ha fatto molto sorridere poi, perché cosa è successo? È successo che l'Osasuna ha cambiato dirigente un paio d'anni fa, 3 o 4 anni fa, e credo, non ricordo esattamente quando, e la nuova dirigenza ha denunciato quella vecchia, dicendo: guardate che qua ci sono dei falsi in bilancio clamorosi, li denunciamo noi prima che sia troppo tardi, perché qua c'è un macello che la dirigenza precedente ha messo in piedi. Perfetto, grazie mille per aver contribuito. L'Osasuna va in Europa, boom, la UEFA: e allora non potete voi, perché avevate fatto dei falsi in bilancio. E loro: ma scusa, ma noi abbiamo denunciato i falsi in bilancio della dirigenza precedente, sono passati 3 anni, noi siamo la nuova dirigenza, stiamo mettendo in piedi un progetto, ma perché ci devi penalizzare? Infatti io lì per lì, quando l'ho visto, mi sono messo a ridere, ma in modo proprio nervoso, ho detto: ma com'è possibile che si arrivi ad una decisione di questo tipo? E invece poi, fortunatamente per l'Osasuna, si è qualificato, la UEFA ha deciso di accettarlo, anche perché era difficile non farlo, e l'Osasuna comunque non è una squadra fortissima, la Fiorentina può strapazzarlo sulla carta quando vuole, in base alla rosa che ha a disposizione. Tassello interessante ce l'ha, però l'Osasuna in Serie A può anche arrivare settimo, una stagione in cui overperforma, però lotterebbe per salvarsi. In realtà anche in Spagna solitamente lottava per salvarsi, l'anno scorso ha overperformato, e comunque era meglio evitarla. Cioè, le squadre spagnole sono sempre meglio evitarle, sono squadre che poi alla fine non si sa come, non si sa quando, anche quando ci sono andate squadre un po' pessime a giocarsi le competizioni europee. Hanno sempre fatto bene, sempre fatto bene, anche che magari non avevano chissà quale rosa, andavano sempre a fare più di quello che ci si aspettava da loro. Quindi, nel senso, per quanto mi riguarda, sempre meglio metterla da parte e dire: no, meglio non prenderla la spagnola. Poteva la Fiorentina prendere l'Hertz, che aveva preso l'anno scorso, poteva prendere lo Steaua Bucarest. Lo Steaua l'avrei volentieri evitato, e va bene così. Poteva prendere anche il North Zealand, che, se non sbaglio, affrontò la Juventus in un girone di UEFA Champions League. Nessuna delle due squadre, da quanto ho capito, ha giocato turni precedenti in Conference League. Sono entrambe entrate in questo turno in Conference League, e quindi una delle due andrà avanti, l'altra invece andrà a casa.
casa, sostanzialmente vanificando tutta la stagione della scorsa, tutta la scorsa stagione. Il Rapid Vienna nell'ultima stagione è arrivata quarta in Austria, davanti al Rapid si sono piazzate Salisburgo, Sturm Graz e LASK Linz, già che conosciamo tutte e tre queste squadre, vuol dire che il calcio austriaco in un certo senso sta un pochino migliorando. Io penso che sia abbastanza palese perché Salisburgo è una squadra molto forte, Sturm Graz e LASK Linz hanno fatto spesso gare europee nell'ultimo periodo. Il Rapid Vienna la conosciamo, addirittura di queste non c'è l'Austria Vienna, che è addirittura arrivato quinto sotto il Rapid. Quindi Rapid Vienna alla fine riesce ad arrivare in Conference League, quindi qualificandosi quarta. Lo scorso anno ha fallito enormemente in Europa, perché in Conference ha fatto il primo turno contro i polacchi dell'Lechia Gdansk e li hanno eliminati. Il secondo turno hanno giocato contro gli Azeri, la squadra dell'Azerbaigian, del Neftchi, e li hanno eliminati. Poi però prima dell'ultimo turno, cioè quest'anno, escono con la Fiorentina. È un secondo fallimento perché di nuovo non vanno a fare le coppe europee, però comunque la Fiorentina l'anno scorso invece hanno affrontato il Vaduz, cioè squadra del Liechtenstein, e hanno pareggiato 1-1 a Liechtenstein. Al ritorno in casa a Vienna hanno perso 0-1 in una gara che ha avuto del clamoroso. E quindi mandare avanti il Vaduz, tra l'altro, è stato pazzesco per una squadra che ha storia, soprattutto nell'ultimo periodo come il Rapid. E quindi è stato un fallimento in piena regola. Diciamo che oggi, nonostante il Rapid Vienna sia la squadra più popolare, più tifata in Austria, ci sono squadre come può essere l'Austria Vienna. Tanto mi sta suonando la sveglia alle 9:10, evviva! Il Rapid Vienna, come vi dicevo, come può essere l'Austria Vienna, come può essere invece il Salisburgo, hanno tanti tanti più soldi, quindi spendono ogni anno di più, e spendendo ogni anno di più, avendo proprietà miliardarie, insomma, questo costringe il Rapid a rimanere dietro nel processo di crescita. E in realtà il Rapid, devo fargli i complimenti, perché nell'ultimo periodo spesso è andato in Europa, e andando in Europa gli sono entrati diversi soldi con cui hanno potuto far mercato, ma soprattutto hanno puntato tanto sul settore giovanile. Questo è un progetto. Il Rapid Vienna ha un progetto: prendo un ragazzino, lo faccio crescere, lo faccio entrare in prima squadra. Poi, se vale tanto, lo vado addirittura a vendere. Rapid Vienna, che è sponsor Allianz, quindi ha un nuovo stadio. Il nuovo stadio Allianz dal 2014, sono in realtà quasi 10 anni in questo momento. In realtà, poi è stato inaugurato nel 2016 con un amichevole contro il Chelsea, però comunque è una novità importante da sottolineare. Quindi se insomma la Fiorentina dovesse andare a giocare contro il Rapid Vienna a Vienna, andrebbe all'Allianz Stadium, quindi nel nuovo 7-8 anni impianto del Rapid. Dall'altra parte il Debrecen è sicuramente squadra molto 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 più modesta. È una squadra che è arrivata terza nel campionato di Ungheria dietro al Ferencváros e al Kecskemét, squadra che non ho mai sentito nella mia vita, che forse, se passerà dei turni, la troveremo quest'anno in qualche competizione europea. Diciamo che il Debrecen sono anni che non fa bene. Aveva fatto la Champions League, i gironi, se non sbaglio, nel 2010. Era stata la prima squadra dopo il Ferencváros a riuscirci. E Ferencváros era uscito negli anni 80 delle varie squadre ungheresi. Poi nel 2014 addirittura aveva vinto il campionato ungherese. L'ultima volta in cui ha vinto il campionato ungherese è stato quindi nel 2014. Quest'anno saranno 10 anni. E la cosa clamorosa poi è che nella stagione 2019-2020 il Debrecen è retrocesso in seconda serie. Dopo 27 anni di militanza ininterrotta in massima divisione è retrocesso, quindi è qualcosa di clamoroso, perché è una toppa. È un po' come se da noi, che so, il Napoli, la Roma, la Lazio retrocedessero in Serie B. Sarebbe qualcosa di clamoroso. La squadra ce l'avevano, la retrocessione era pazzesca, tant'è che sono scesi e sono risaliti subito, immediatamente. L'hanno appena sono scesi, sono arrivati primi e quindi sono venuti subito su. Il Debrecen lo scorso anno non ha giocato le coppe perché è arrivato settimo, era nel processo di ricostruzione dopo la retrocessione, e adesso è arrivato al top della ricostruzione. È una piccoletta, è una piccola, piccola squadra, una piccola d'Europa, non ha calciatori forti. Il giocatore più interessante di questo Debrecen è l'attaccante Babunski, che però, se
Se dovessimo andarlo a comprare spenderemmo circa 600-700 mila euro. In mediana c'ha Lonkan, sulla sinistra c'ha Manrique, però sono tutti calciatori che valgono meno di Babunski e quindi insomma nessun giocatore, almeno sulla carta del Debrecen, arriva a valere il milione di euro. Diverso il discorso in realtà per il Rapid di Vienna, che ha 8 giocatori sopra il milione di euro valore di Transfermarkt. Il giocatore più forte sulla carta è Gruhl, l'ala sinistra 25enne, che vale circa 3 milioni e mezzo. La fascia sinistra bassa, Auer, vale 1 milione e 8. È un giovane a 23 anni, l'altro ne aveva 25, proprio a dimostrazione di come loro puntino molto sui giovani e sul settore giovanile. Il portiere anche vale 1 milione e 8. Hedl c'ha 22 anni. Il calciatore però più forte, al di là del valore, c'ha 33 anni ed è l'attaccante esperto capitano Burgstaller, che lo scorso anno ha messo a segno 25 gol ed è stato per distacco il capocannoniere della squadra e ha fatto veramente tanto tanto bene. Ecco, lì gioca ancora nel Rapid Vienna lui. Quest'anno ha fatto due partite in Rapid in campionato, ha fatto un gol e un assist questo Burgstaller, quindi la Fiorentina, qualora pescasse il Rapid, dovrà stare molto attenta a lui. Di base, ho voluto fare una disamina, me la sono studiata, non so quanti di voi vedranno questo video, ma vi avevo promesso che insomma una infarinatura di base su quello che è poi la Fiorentina e il sorteggio ve lo volevo dare. La Fiorentina sta facendo la squadra per vincerla a spasso, a spasso, la Conference League. Poi se andiamo a prendere magari, e lo faccio qui in diretta con voi, se andiamo a prendere magari Conference League, il novero delle squadre partecipanti. Sono il primo a notare come qualche compagine che può mettere la Fiorentina in difficoltà c'è. L'Osasuna, l'Aston Villa che è molto molto forte, il Lille, c'è l'Eintracht di Francoforte. Quest'anno il livello mi sembra leggermente più alto, c'è la SED, la Dinamo di Kiev, c'è, diciamo, sono queste. C'è anche qualche squadra che sta agli spareggi, che se dovesse passare non sarebbe male, eh? Vitória Guimarães, Twente, Austria Vienna, Vojvodina, Club Brugge, Gent, Basilea, PAOK, Viktoria Pilsen, Bodo Glimt, tutto Beşiktaş, Fenerbahçe, attenzione, tutto sommato quest'anno Cluj, Steaua, Legia Varsavia, Lech Poznan, potrebbero fare una buona Conference League. Tutto sommato quest'anno potrebbe venire qualcosa di interessante. Non lo so, dipenderà molto da diversi fattori, però già l'Eintracht, l'Aston Villa e Lille, la Fiorentina fanno 4. Qualora fossero queste le semifinali, quindi un Francoforte Fiorentina, un Aston Villa Lille, sarebbero secondo me due semifinali davvero di tanto tanto rispetto. Comunque stiamo parlando con i spareggi che vanno ancora giocati, secondo me una tra Fiorentina, Eintracht, Aston Villa, Lille e Osasuna salterà già dai spareggi. Perché non si sa perché qualcuno alla fine salta sempre. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio tantissimo, mi piace, buon ciao, ciao.